E passiamo a parlare del Laurino, 18 anni di esperienza nel rapporto uomo-fiume, Peter Ecker e Caterina Ghiraldo, ovviamente provincia autonoma di Bolzano. Allora, buongiorno a tutti. Allora, buongiorno a tutti. Parlare in 12 minuti di tempo di 18 anni di esperienze e di lavori che sono stati fatti lungo il corso del Laurino è abbastanza riduttivo, ma io e il mio collega, dottor Eicher, cercheremo di fare del nostro meglio. Quando si parla di Aurino non possiamo non parlare del piano di gestione del basso corso del torrente Aurino. È un progetto pilota in Alto Adige dal 1999, nato sui positivi esempi oltre Alpe, ci riferiamo soprattutto all'Austria, alla Drava e al bacino della Drava, del Danubio e della Mura. L'area di studio è di circa 6 km quadrati, interessa un'asta fluviale di 15 km, interessanti i comuni di Brunico, Gais e Campotures. Ci troviamo nella parte orientale della provincia autonoma di Bolzano, nell'omonima valle Aurina che parte dal comune di Brunico verso nord-est. Perché proprio Laurino? Perché Laurino, partiamo da un contesto particolare, un andamento, un bellissimo andamento meandriforme che ne fa uno dei torrenti alpini più caratteristici, ma di fatto un canale meandrizzato con specifiche criticità dal punto di vista idraulico, con un forte rischio di alluvione in corrispondenza dei centri abitati di Villa Ottone e di San Giorgio di Brunico, la perdita per quanto riguarda la criticità ecologica, la perdita di aree ripariali e il deperimento delle formazioni ad ontano. Le cause sono sempre le solite, lo sviluppo antropico, le attività estrattive degli anni 60-70 in questa particolare area e anche le nostre sistemazioni idrauliche a partire dal 1966 che hanno di fatto resi sicuri i conoidi ma depauperato completamente l'Aurino di un fondamentale apporto di materiale solido. La conseguenza è la drastica riduzione delle aree alluvionabili anche per tempi di ritorno molto bassi, in seguito ad un abbassamento del livello della falda e del fondo dell'alveo. Abbiamo quindi due esigenze fondamentali da conciliare, da una parte le esigenze idrauliche, dall'altra parte le esigenze ecologiche di questa porzione di territorio, cosa che può avvenire necessariamente, ed è così che è avvenuta, attraverso quello che possiamo definire un approccio integrale, o meglio, cercare la migliore difesa possibile dalle piene per le zone abitate e le infrastrutture, ma nel contempo conservare, migliorare e aggiungerei ricostituire ove possibile condizioni ecologiche pregresse. Questo può avvenire attraverso questo piano di gestione del basso corso del torrente Aurino, senza dimenticare anche tutte quelle che sono le esigenze, le aspirazioni, le funzioni, le attività che si svolgono in questo determinato territorio. Questo significa quindi non pensare solo alla difesa della natura, alla protezione dalle piene, o meglio, pensare questi come i nostri binari fondamentali, ma cercare di, nello stesso tempo, di trovare un equilibrio tra tutte quelle che sono le altre funzioni, che possono essere l'aspirazione ricreativa della popolazione, lo sviluppo produttivo, lo sviluppo ed ampliamento dei centri abitati, le attività agricole. Per fare questo, già dal 1999, è stato costituito quello che definiamo un gruppo di lavoro coordinato dall'Agenzia per la Protezione Civile, nella fattispecie dal dottor Eicher qui presente, che non è altro che un gremio di tutti i rappresentanti di portatori di interesse che gravitano nel territorio, quindi i rappresentanti dell'amministrazione pubblica comunale e provinciale, i rappresentanti dell'agricoltura, del turismo o delle associazioni ambientaliste. Ciò significa che gli interventi che vengono realizzati sempre in un consenso trasparente e discusso che rispetti anche quelle che sono le aspettative della popolazione. L'obiettivo è la definizione di linee guida, ad esempio per la protezione dalle piene,
proprio per garantire la migliore protezione possibile per i centri abitati e all'epoca era stato proposta ad esempio la costruzione di 4 bacini di ritenzione dalle piene per un tempo di ritorno trentennale. Proposta rifiutata, ma io aggiungerei per ora, da agricoltori e politici, in quanto in seguito all'entrata in vigore del piano della zonizzazione del pericolo, certamente ci sono argomenti che dovranno ritornare ad essere ridiscussi e in questo consenso il gruppo di lavoro svolgerà un ruolo fondamentale. Per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione, dal 2003 fino ad oggi sono stati realizzati 16 interventi di rivitalizzazione in questi 15 chilometri di tratto fluviale, su superfici che sono afferenti interamente al demanio idrico. Ci concentriamo ora su una zona nella quale sono stati realizzati la maggior parte dei nostri interventi, che si chiama Gazzaue. È un'ampia ansa del Laurino a monte del comune centrale, del comune di Gais. Come si può vedere dalle carte del catasto storico, era già evidente la meandrizzazione dell'area. Questa è la situazione pre-intervento del 2000, si vede nella parte centrale un'attività estrattiva e il ponte provvisorio sul Laurino che conduceva all'area di estrazione in orografica a sinistra. A questo è seguito nel 2006 la realizzazione di un primo intervento di allargamento e di raddoppio della larghezza dell'area in orografica destra, nel 2009-2011 ulteriore intervento di allargamento più a monte, intervento di allargamento più a valle del ponte di Gais e contemporaneamente il taglio totale della vegetazione di Lontaneto e Deperiente per predisporre, e realizzato nel 2016-2017, alla realizzazione di un braccio laterale come compariva da carte storiche. La situazione è attualmente così, procederemo la settimana prossima con i lavori per la rinaturalizzazione e rivitalizzazione di questo areale, qual era quello dell'ex ditta Hobag, dal nome della ditta che eseguiva le escavazioni. Per il confronto tra il 2000 e il 2018 passo la parola al dottor Eicher per il commento sui dati. Ecco, grazie. Il confronto praticamente dai rilievi del 2000 al 2018 lo vedremo adesso brevemente e possiamo anche prendere dei dati che sono non nostri, sono dell'Università di Bolzano, per esempio qua un lavoro di tesi di laurea di Steinmann che ha seguito anche Andrea Adrioli. E qua praticamente vediamo evidenziato il tratto della Gazzaue dove prima abbiamo visto questi interventi, la situazione del 2000 e la situazione del 2017 dove più che altro ci appare l'allargamento e soprattutto questa diversificazione degli habitat che si sono sviluppato tramite questi lavori. Poi il risultato dall'aspetto acquatico per la questione dei pesci è molto piacevole, nel senso che praticamente anche la popolazione o le specie si sono diversificate dal 2000 al 2017, che sono i dati dell'ufficio caccia pesca della nostra provincia, e il sorprendente è che c'è una nuova specie che prima non è stata rilevata, che è questa praticamente l'ampetra. Poi abbiamo incaricato uno studio per rilevare i cambiamenti per la strutturazione o la vegetazione, e qua in azzurro è rappresentato la situazione del 2000 e in azzurro scuro la situazione del 2018. E vediamo praticamente un abbasso dei ontaneti causato anche per poter fare questi interventi di riqualificazione, però non sono persi perché praticamente i piotopi acquatici sono saliti. E questo è un dato molto interessante e
Un altro dato molto interessante è la situazione dell'agricoltura. Le aree agricole si sono trasformate e intensivate. Praticamente in questo periodo 27 ettari sono diventati arativo, praticamente mais, e la coltivazione di mais comporta degli effetti che si possa anche vedere nei rilievi per gli anfibi. E anche qua la situazione del 2000 in azzurro e la situazione del 2018, dove praticamente l'unica rana verde maggiore si è aumentata e il resto si è ridotto di molto. E questo il relatore Florian Glaser collega veramente strettamente anche con l'intensificazione dell'agricoltura, perché gli habitat acquatici tramite questa rivitalizzazione si sono aumentati di tanto, no? Dal 2000 di 36 a quasi 80. Per l'aspetto degli uccelli, anche qua abbiamo dei cambiamenti, e più che altro si deve dire che il Martin Pescator quest'anno non è stato rilevato, però abbiamo dei dati sicuri che c'è ancora, però l'ultimo anno che abbiamo visto era molto nevoso e ha inciso anche alla presenza del Martin Pescator. Però quello che è molto piacevole che il piro piccolo nel 2000 era migrante e adesso ce ne sono 7 stanziali. L'andamento per l'inondazione è anche tanto piacevole, perché se adesso non so quanto si riesca a vedere, ma comunque questa linea qua, questa rossa, è l'area di inondazione della TR 150, e dopo questa realizzazione adesso già con la portata trentennale c'è questo allagamento di queste aree dei montaniti veramente vitali in futuro. Però il rischio idraulico rimane, perché a San Giorgio, anche tramite o dopo questi interventi, il rischio rimane ancora, e adesso stiamo lavorando per una ritenzione, cioè praticamente di uno spostamento delle aree di inondazione, delle aree insidiate, fuori in campagna, praticamente dove fa meno danno. E proprio questa strategia dove incontriamo il conflitto, perché dobbiamo utilizzare il terreno privato, e se utilizziamo il terreno privato diventa difficile. Però siamo anche, dato questa lunga esperienza con la relazione della popolazione, abbiamo fatto sempre dei passi piccoli, e questa ci ha portato un aumento della fiducia, che non facciamo delle cose così volute, ma stiamo guardando il sistema e stiamo dialogando con la popolazione, e questo ci incoraggia di poter realizzare un intervento molto meglio. E proprio Peter, dovresti concludere. Sì, scusa. Adesso l'penultima. E proprio anche queste iniziative per coinvolgere la popolazione la riteniamo molto importante, perché solo che quello che noi conosciamo e viviamo è prezioso, e per questo queste iniziative sono veramente importanti. Ho portato la foto del convegno del 2012, ma tanti si riconoscono, ed è proprio questo che vorrei porre. Anche incontrarsi è molto importante, e ringrazio il CIRF per queste iniziative, ed è molto importante che noi interessati alla riqualificazione ci incontriamo e diamoci coraggio per andare avanti e migliorare. Vi ricordo che questi del Laurino sono gli interventi che sono tra i finalisti del nostro premio, quindi insomma lo ricordiamo per pregiarci. Una domanda, una. Allora, l'inserimento di specie loc, la situazione che sembra un sembra che invece in Veneto e in Trentino e a Bolzano non sia un problema. Allora mi chiedevo se fosse per motivi
altri alla spinta autonomista delle regioni. C'è qualche altro motivo per cui la morfa, volente in Veneto, volente in Trentino, come invece è inevitabile che fermo dal confine. Vuoi rispondere tu? Ma io penso che sia allora, problemi iniziamo ad averne anche noi, ma non in maniera così massiccia come molto probabilmente appunto in Veneto. Io penso che una delle discriminanti sia sostanzialmente la temperatura. Per ora riusciamo ancora a tenerlo, tra virgolette, sotto controllo. Sì, sarà da porsi il problema nel momento in cui aumentano, come comportarsi in merito a non favorire con i nostri interventi di ampliamento e la diffusione più a valle. Per questo che anche noi cerchiamo la collaborazione con l'Università di Bolzano, che se qua presente il professor Andreoli, nel senso che per noi anche capire cosa fare nei confronti di queste piante dà delle indicazioni dal punto di vista tecnico fondamentali su come tarare meglio i nostri interventi. Vorrei aggiungere che stiamo lavorando su terreni demaniali. Da noi la situazione, se andiamo fuori nel terreno privato, è uguale, no? Perché se guardiamo la zona tra Merano e Salorno, dove veramente la coltivazione è così lunga e fitta, lì diventa veramente difficile. Però anche lì bisogna iniziare a questo processo.